Benvenuti, benvenuti a Ore 12, un'altra giornata in nostra compagnia, in compagnia mia e naturalmente di Giovanni Palisto. Buongiorno Cristina Coppola, buongiorno a tutti voi, giovedì 3 marzo, anche oggi insieme in diretta con tanti ospiti, spunti, notizie e che altro, le curiosità. Le curiosità, ma sì, mettiamoci anche le curiosità, spettacoli, e ne abbiamo oggi di argomenti di cui parlare. Ci prendiamo anche un caffè oggi, no? Un caffè perché questa sera, come ogni giovedì, da giovedì scorso, in realtà alle 21 torno l'appuntamento con una nuova trasmissione che si chiama Un caffè con la possibilità di incontrare due personaggi cremonesi e di conoscerli magari un po' meglio, parlare del loro personale e anche della loro attività. Ma con tutti questi caffè ti innervosisci anche un filino? No, sei sempre più agitato e nervoso, dormi di notte con tutti questi caffè? Sì, 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 in realtà ne prendo pochissimi. Allora, ma anche visto, se forse non dovrei dirlo in questo caso. Visto che non vogliamo che sia tu a parlarne, perché naturalmente, essendo anche il conduttore di Ore 12, non ti diamo anche questa opportunità di ricordare, l'abbiamo fatto fare alla nostra Federica Priori. Benissimo. Che ci presenta così la puntata in onda stasera alle 21. Sentiamo insieme. Due chiacchiere, un buon caffè e incontri interessanti con i personaggi noti del territorio ripresi dalle telecamere della nostra emittente. Va in onda questa sera alle 21 la seconda puntata di Un caffè con, il programma condotto da Giovanni Palisto, che ci porta a conoscere la viva città imprenditoriale, artistica e sociale, commerciale e sportiva di Cremona e provincia. Nella puntata di oggi incontriamo il senatore Luciano Pizzetti, sottosegretario alle riforme del governo Renzi, con il quale saranno affrontati svariati argomenti che spaziano dalla stretta attualità a considerazioni sulla sua lunga carriera politica e amministrativa. Dal bar La Mantovana di Corso Garibaldi, il cremonese si racconta in un dibattito a tutto tondo. Subito dopo sarà la volta del direttore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Monteverdi, Andrea Cigni, neoeletto alla cattedra dell'ente cittadino. È un noto regista teatrale, del quale sono regolarmente in cartellone le opere di lirica al Teatro Ponchielli, e profondo conoscitore della realtà culturale locale. Lo incontriamo al bar Metropolitan, proprio di fronte alla cattedrale di Cremona. Nella sigla di Un caffè con campeggia una citazione di Montesquieu che ricorda come il caffè sia l'unico luogo dove nascono piani giganteschi, sogni utopistici e congiure anarchiche senza che si debba lasciare la propria sedia. Magari non succederà proprio questo, ma senz'altro ci sarà tanto da scoprire nella nuova puntata in onda alle 21. E buon caffè a tutti allora, buon caffè a tutti, ma perché questa sera ci sarà la possibilità di incontrare questi due personaggi molto interessanti. E allora, cosa è più difficile, intervistare un senatore o intervistare un personaggio comunque che con lo spettacolo ci sa fare, perché anche il regista teatrale, insomma. Beh, insomma, qualcuno direbbe che effettivamente anche i parlamentari ormai con lo spettacolo ci sanno fare, perché sono decisamente sgamati. Poi insomma, nel caso del senatore Luciano Pizzetti, beh, è una carriera ultra ventennale, quindi insomma è super esperto e sa bene come rapportarsi con i mezzi di comunicazione e sa bene anche come gestire il rapporto con la telecamera, insomma, quindi senz'altro. E questo è stato un incontro interessante in un bar del centro, è stato interessante perché insomma si è lasciato andare anche su commenti sulla sua attuale incarico governativo da sottosegretario alle riforme, i suoi rapporti con il ministro Boschi, no? Un ministro così giovane, lui invece insomma già con un'esperienza appunto di tanti anni, quindi insomma anche un rapporto che ci ha raccontato un po'. Intervistavo Ciao Pizzetti le prime volte proprio all'inizio della carriera giornalistica, tant'è che ci diamo del tu, che di solito insomma con un senatore, eh beh, certo, del lei, perché proprio eravamo molto giovani entrambi, per ricordare diciamo che proprio sulla cresta dell'onda. Anche l'ambiente dell'ambiente così informale, appunto, come il caffè, di un caffè, di un bar, senz'altro favorisce, no? Questo lasciarsi un po' andare e raccontare magari anche qualche. Poi quando abbiamo realizzato quell'intervista, in realtà era scoppiata il caso del padre del ministro Boschi con Banca Etruria, quindi insomma ci sono alcuni spunti decisamente interessanti. Beh, Andrea Cigni, anche lui, vabbè, ovviamente uomo di spettacolo con il quale si potrebbe fare un'intervista non di un quarto d'ora come è stata, ma è proprio di vabbè, due ore, insomma, piacevolissimo, persona piacevolissima, è un vulcano, esatto, insomma, un vulcano di idee, un grande uomo, molto energico, insomma, che veramente ha mille spunti
e mille aneddoti, e quindi insomma anche con lui è stato poi semplice, diciamo, intavolare la chiacchierata al bar. Allora, Giovanni Palisto, un'ultima domanda e poi dobbiamo chiudere. Oggi sei stato ospite anche tu di Ore 12. No, sto scherzando, per introdurre, visto che non ne abbiamo ancora parlato, quelli che saranno gli argomenti della puntata di oggi. Io naturalmente mi darò allo shopping, perché voglio presentarvi, eccola, con le botteghe, con i commercianti cremonesi, quello che è l'avvenimento clou del fine settimana, quindi lo sbaracco in cerca di affari, in cerca di saldi per le vie del centro cremonese. Tu invece? Invece sempre per il weekend, un appuntamento con il Touring Club annunciato per sabato, la visita guidata alla chiesa di San Vitale, quindi insomma ci sarà la possibilità di scoprire o riscoprire questo gioiello in centro città, di cui parleremo più tardi con i nostri ospiti, e naturalmente anche avremo modo di vedere delle immagini particolari. E vi presenteremo anche uno spettacolo, perché prosegue la rassegna al Teatro Filodrammatici del Filo Benefico. L'appuntamento, il prossimo appuntamento per l'8 di marzo, Festa della Donna, è con una compagnia che si chiama, pensate, Prima Donne, e che presenterà lo spettacolo Senti chi parla. L'appuntamento al Filo Benefico per 8 marzo, dicevamo, alle 21, e naturalmente con le nostre ospiti andremo a scoprire qualcosa in più di questo spettacolo. Mi fa piacere annunciare che da oggi partirà una nuova rubrica all'interno di Ore 12 dedicata agli immobili. È un mondo molto complesso quello che ruota attorno agli immobili, cioè, le case, il territorio, l'edilizia, gli immobili, quindi si parlerà soprattutto di case, di terreni, come costruire una casa, come comprarla, come venderla. È un mondo veramente molto molto complesso, che va dal notaio ai controlli sulla sicurezza nel cantiere, agli aspetti fiscali. Anche a come scaricare, perché proseguono gli incentivi anche per le ristrutturazioni. Ti vedo interessata. Sono interessata, sì. Beh, allora ascolta la nostra rubrica. Ho il mio bel da fare anch'io. Con un personaggio molto noto e molto esperto, Anselmo Gusperti, che ci racconterà appunto dei tanti aspetti che ruotano attorno a questo mondo, e ogni settimana poi ci porterà un ospite con il quale approfondire uno di questi aspetti. E poi andremo fuori provincia. Sì, torneremo con grande piacere a Parma, perché alle Fiere di Parma è in corso fino a domenica il Mercanti in Fiera, giunto alla 22esima edizione. È veramente un appuntamento molto atteso, anzi ormai è doppio, perché è primaverile ma è anche autunnale, tanto è stato il successo, e quindi con la responsabile di questa manifestazione approfondiremo quelli che sono i temi e anche gli eventi collaterali di questa edizione. Insomma, quindi avremo tanti argomenti anche oggi, ma abbiamo anche qualche appuntamento da raccontare. Sì, perché il Teatro Ponchielli veramente non si ferma mai. Ieri vi raccontavamo di una nuova data per quanto riguarda la stagione di danza, e oggi già siamo di nuovo in pista, anzi sul palco, per la stagione di prosa. Ed è uno spettacolo che, a detta di molti, non va perso. Vediamo subito queste immagini, le immagini di questo trailer che ci danno un po' il polso di quelle che sono le immagini, le scene che si potranno poi ammirare e godere questa sera al Ponchielli. Uno spettacolo dunque da non perdere. Si sta parlando di Ti regalo la mia morte, Veronica, alle 20:30. È l'ultimo lavoro di Antonio Latella, e ha come protagonista, nei panni di Veronica Foss, Monica Piseddu, premio ANT e premio UBU quale migliore attrice, affiancata da un cast di estrazione latelliana. Un omaggio al furore creativo di Rainer Werner Fassbinder attraverso la vicenda biografica e artistica dell'attrice Veronica Foss. Ma come sempre in Latella c'è un'autonomia poetica e di racconto che lascia senza fiato e che mette a confronto in pubblico il pubblico con un linguaggio della scena contemporanea. Quindi senz'altro uno spettacolo estremamente originale, come peraltro si può anche intuire dalle scene che vi stiamo appunto passando. Andiamo avanti con altri spettacoli, lasciamo la stagione di prosa del Teatro Ponchielli. Questo pomeriggio alle 17:30 presso Adafa si terrà la presentazione del libro di Antonio Beltrami su Giuseppe Cremonini Bianchi. Interverranno i critici musicali Evelino Abeni e Roberto Codazzi. Questa sera
alle 21. Invece presso l'antica osteria del Fico è in programma un incontro con Andrea Fazioli, autore dell'Arte del fallimento, edito da Guanda. L'intervista sarà curata da Marco Ghizzoni. Un altro appuntamento di tutt'altro genere sarà questa sera a Cremona il presidente della regione Lombardia per inaugurare l'anno sociale 2016 di Terre di Lombardia, l'associazione culturale per la promozione delle eccellenze lombarde, che riunirà questa sera i propri soci durante un momento conviviale in programma dalle 20:30 presso l'Osteria 700 in Piazza Gallina. Come dicevamo, alla serata parteciperà anche Roberto Maroni, che terrà un intervento sul tema La Lombardia di domani tra autonomia e sviluppo. Insieme a Maroni, anche l'assessore regionale all'agricoltura Gianni Fava, testimonial di Terre di Lombardia. Un ultimo appuntamento che vi vogliamo segnalare ci porta a Soresina, dove si torna ad ascoltare jazz grazie all'associazione di grandi appassionati di jazz chiamata White Bird. L'appuntamento è alla cantina di Via Verdi questa sera con il progetto Libero Motu, capitanato dal bassista Giulio Corini, che coinvolge anche Francesco Bigoni al sax tenore e al clarinetto e Neri De Bandello alla batteria. E questo per l'agenda è tutto. Allora, io cosa dici? Vado a trovare il primo ospite. Sono già arrivati, per cui magari rinviamo il collegamento a Cremona oggi, ci collegheremo un pochino più tardi questa mattina. Intanto io vado a parlare di shopping. Non ne approfittare. No, naturalmente. Ne approfitterei durante il weekend, sabato e domenica. E allora sbaracchiamo. E allora vi presento i nostri primi ospiti di oggi, che sono Alessandro Pisani, Francesca Galli e Pierluigi Bonardi, Botteghe del Centro. L'occasione è quella di parlare dell'iniziativa che ci sarà nel weekend. Io sono già pronta, sto già facendo i conti per vedere dove posso andare a far danni. Naturalmente lo sbaracco, che è un'iniziativa che come tradizione chiude il periodo dei saldi. Sì, sarà un grosso mercato a cielo aperto. Cremona sarà, diciamo, noi botteghe teniamo tanto a questa cosa perché Cremona e tutto il centro della città vivono di gioia e di festa, perché sarà un'atmosfera molto allegra con tutti i banchetti fuori. Speriamo nel tempo, weekend non è messo. Ma noi siamo fiduciosi fino alla fine. Però insomma, per noi è anche l'occasione, oltre che per pubblicizzare e raccontare questo evento, anche quello di fare un po' un bilancio di come è andato questo periodo di attività, come sta andando il commercio, si muove qualcosa? Sicuramente si muove, sicuramente siamo positivi. Questa occasione è proprio la fine dei saldi, rappresenta proprio il momento, diciamo, un pochino delle conclusioni dei saldi, e poi dopo il 5 e il 6, dove verrà questa manifestazione alle quali noi delle botteghe da diversi anni ormai partecipiamo, e niente, a Cremona in città per questi due giorni ci saranno proprio grandi affari sia per i negozianti, speriamo, che per i clienti. Insomma, grandi affari per i clienti, per i negozianti, e anche a conclusione di un periodo di saldi. Come è andato? Avete un po' raccolto gli umori? Diciamo che è stato abbastanza positivo. Adesso vediamo, tireremo le somme dopo questo weekend, che è proprio quello di conclusione finale, per cui faremo un sondaggio tra i nostri associati e da lì capiremo il anche tutto. Anche perché insomma voi avete cominciato da pochissimo una nuova avventura, quindi e bisogna diciamo anche cominciare a fare un primo bilancio per siamo questo. Siamo comunque contenti e soddisfatti. Perché l'adesione rispetto agli altri anni è comunque aumentata, come era stato per le luminarie, che lì è stata addirittura triplicata. Qua è aumentata, abbiamo comunque una trentina di negozi che aderiscono in più rispetto agli altri anni. Speriamo che comunque credano in noi, a questa nuova squadra composta da giovani, capitanata da Ennio Marchesi. Noi, che oggi non è qua perché sappiamo che è all'estero. Oggi non è qua, siamo noi in rappresentanza. Noi ci stiamo mettendo tutta la nostra buona volontà. Speriamo che anche i commercianti recepiscano questa cosa. Poi durante i due giorni dello sbaracco ci sarà anche questo, che i commercianti regaleranno, è un buono che i commercianti regaleranno a chi acquista durante i due giorni dello sbaracco, ed è spendibile dal 1° di aprile al 31 maggio sulle nuove collezioni. Sulle nuove collezioni di quali negozi? Di tutti i negozi che aderiscono allo sbaracco. Trovate la lista, oggi era pubblicata sia sulla provincia, ma ci sono comunque, potete seguirci anche sulle pagine Facebook delle botteghe e direttamente dello sbaracco, dove i commercianti comunque la utilizzeranno come altra vetrina. Quindi insomma un buono sconto, una sorta
sorta di assegno tutto sì? vostro per riuscire a spendere. Però insomma, visto che abbiamo anche Alessandro Pisani, che di saldi non credo ne faccia, no? Parliamo no, diciamo di, che non, la tecnologia non va in saldi. Probabilmente non li farò, però queste sono iniziative comunque importanti perché dobbiamo movimentare il centro di Cremona, esatto. Quindi aderisco anch'io. Quindi fa bene comunque anche a chi non fa saldi e a chi non sbaracca, perché non credo che ci sarà un banchetto, certo. Perché sennò passo subito, no. C'è un banchetto con dei computer o con dei telefoni. Esatto. Però ecco, l'importante è dare proprio l'idea di una città viva e accogliente per i nostri clienti. Ecco. Come sta andando? Qual è l'umore un po' della gente, del centro anche? Abbiamo un buon riscontro, perché insomma noi ci mettiamo tanto ottimismo e tanta volontà, per cui insomma sta andando bene. Ecco. Per quanto riguarda invece ZTL, chiusure, aperture, i commercianti sono contenti? Hanno un po', cioè siamo tutti un po', abbiamo tutti un po' paura di questa situazione, perché comunque ci siamo resi conto che il cliente finale è confuso, non sa bene come funziona e piuttosto di rischiare spesso e volentieri non vengono, per cui anche qui sarà un punto poi da dover discutere con il comune e le varie... Secondo aspetto, i parcheggi, perché sono aumentati comunque i parcheggi per i residenti, quindi questo può significare che anche chi viene in centro, poi noi cremonesi purtroppo abbiamo questa brutta abitudine di voler arrivare a due passi, sì, a due passi dal negozio, sotto la vetrina del negozio, e quindi questo sicuramente anche con questi nuovi parcheggi allontanerà. Il comune ci sta lavorando per queste cose, ieri abbiamo avuto comunque un DUC. Però ci sono nuove aperture. Sì, per cui diciamo che è abbastanza positivo anche qua. Pian piano ci verranno incontro creando delle aree pedonali con il discorso del bike sharing, per cui stiamo comunque cercando di collaborare come distretto urbano del commercio, come botteghe, a questa cosa e pian pianino di portare diciamo un buon risultato per tutta la città. Sapete già più o meno quali sono diciamo i settori che stanno andando per la maggiore, i negozi che sono più soddisfatti in questo momento e quelli invece che soffrono ancora un po' la crisi? Ma direi che sicuramente quelli che non soffrono la crisi sono più che altro i discorsi tecnologici, tutti questi negozi comunque, perché quelli comunque sono quelli che sopravvivono di più. Dopodiché lui sta facendo gli scongiuri dietro di te, perché si può generalizzare. No, però lì la crisi diciamo si sente un po' meno. Però diciamo che non possiamo generalizzare, dipende un po' dal negozio a negozio. Ma bisogna cercare anche un po' di riportare quello che è anche il salotto cremonese, perché ci sono dei punti dove effettivamente ci sono dei buchi neri o comunque vetrine, negozi chiusi in varie zone. Che poi l'impressione, non so se voi siete d'accordo con me, l'impressione è che vada un po' anche a rotazione, no? Ci sono stati periodi in cui c'era magari solo Corso Garibaldi e la galleria 25 aprile dove era tutto chiuso, adesso per esempio abbiamo trovato delle chiusure in Corso Mazzini, cambiano un po', vanno anche un po' a periodi. Sì, purtroppo non è un problema solo di Corso Garibaldi, ma è un problema della città. Speriamo che poi anche con l'amministrazione stiamo collaborando, speriamo di trovare un pochino di riportare proprio la gente a Cremona, nel centro storico di Cremona, far rivivere proprio la città, far rivivere, ha nominato la Galleria 25 Aprile, è uno proprio dei punti dove la città forse ne soffre di più e dove una volta era proprio il salotto dove i ragazzi, ce lo ricordiamo. Io me lo ricordo da ragazzo, era proprio il punto di ritrovo delle compagnie dove la città viveva, ecco. Quindi speriamo che anche queste comunque manifestazioni possano servire un pochino per dare un po' di spinta e per dare un po' di aiuto, ecco. E quello che riguarda invece gli orari d'apertura dei negozi, anche su quello state facendo delle valutazioni o comunque si resta sul tradizionale? Allora, per il futuro avevamo pensato, però dobbiamo ancora parlarne comunque con gli associati e proporlo anche a loro, potrebbe essere interessante il mercoledì fare una sorta di orario continuato e seguire l'onda di tutto quello che sono gli uffici, perché comunque il mercoledì c'è il mercoledì del cittadino, per cui le persone vengono in centro magari per dover andare in comune o piuttosto nei vari uffici e se trovano aperti anche noi e siamo tutti d'accordo sulla stessa giornata, potrebbe essere una buona idea. Questo magari potrebbe anche aiutare quelli che sono gli esercizi dove si può magari mangiare qualcosa e animare ancora maggiormente. Quindi, loro comunque sono sempre aperti, però potrebbero magari, avere una maggiore... Esatto, una loro maggiore potrebbero avere un maggior riscontro, perché se ci siamo comunque aperti anche noi, uno viene, mangia, fa shopping, va a fare le sue cose burocratiche e comunque riesce a vivere il centro della città. Insomma, allora noi diamo l'appuntamento per questo fine settimana, sabato e domenica, l'orario è quello dell'apertura ovviamente dei negozi. Giovanni?
questa diciamo, attività, no, per rilanciare il centro, però uno dei temi che abbiamo affrontato anche nei giorni scorsi, parlando per esempio di una nuova iniziativa che potrebbe convogliare all'interno di una app che si potrebbe chiamare Smart City Center, un po' potrebbe rappresentare una vetrina per i negozi del centro. Ecco, ma come i negozi del centro in qualche modo stanno vivendo questa concorrenza sfrenata che arriva dalla rete, quindi dai grandi siti come Amazon, come eBay, insomma, cioè la gente tende sempre più a comprare online, come difendersi? Proprio su questo tema abbiamo fatto lunedì sera in Camera di Commercio un incontro che tra l'altro è stato un gran successo, tenuto, organizzato dal gruppo Innovazione che si è recentemente costituito presso l'ASCOM. Quindi tramite un relatore di Confcommercio Roma abbiamo proprio evidenziato quello che sono tutti gli aspetti che un negoziante, quindi una persona che ha un negozio fisico, dovrebbe tenere in considerazione proprio per arginare un po' quello che è il fenomeno delle vendite in internet. È stata una cosa molto interessante, abbiamo intenzione di proseguire questo discorso per mettere in risalto quello che sono le peculiarità di un negozio rispetto a un acquisto despecializzato e molto freddo che invece è quello di internet. Quindi insomma, siete agguerriti su questo tema? Assolutamente. Siete assolutamente pronti per combattere e scendere in trincea? Esatto. Bene, bene, bene. Ok, complimenti. E allora grazie, vi ringrazio di essere intervenuti. Ricordiamo appunto sabato 5 e domenica 6 marzo lo sbaracco con la possibilità di chiudere in bellezza i saldi e appunto acquistare le ultime cose a prezzi scontati prima che arrivino tutte le novità della nuova stagione, con anche la possibilità di avere un buono sconto da utilizzare appunto per la nuova stagione. Grazie a Alessandro Pisani, a Francesca Galli e a Pierluigi Bonardi delle botteghe del centro di Cremona. Grazie, grazie a voi. Giovanni. Benissimo, a questo punto siamo pronti per avere un aggiornamento su quelli che sono gli avvenimenti delle ultime ore a Cremona e provincia, e allora colleghiamoci subito con la redazione di Cremona Oggi, dove c'è pronta Giuliana Biaggi. A te la linea, buongiorno Giuliana. Sì, buongiorno, buongiorno. La notizia di oggi, come forse avrete visto in mattinata, è il nubifragio che c'è stato questa notte su tutta la città, che ha portato a qualche problema soprattutto nei parchi. Degli alberi ad alto fusto si sono schiantati, ad esempio in zona Ocrim, Parco del Morbasco, un altro albero si è sradicato al Parco del Po, vicino ai giochini dei bambini, altri due alberi invece nell'area del giardino di Via Argine Panizza. Sono intervenuti i vigili del fuoco e anzi stanno ancora intervenendo, oltre agli operai delle serre comunali. Appunto sono al lavoro da tutta mattina per rendere le zone nuovamente agibili, cosa che dovrebbe avvenire in mattinata. Comunque la pioggia è stata veramente molta questa notte. Beh, insomma, diciamo che indubbiamente il maltempo ha colpito un po' in tutta Italia. Per fortuna a Cremona non si registrano i danni che si sono registrati in altre zone, per esempio un albero si è schiantato su un'auto a Roma, dove ci sono stati due morti e un ferito grave. Insomma, per fortuna a Cremona le cose, certo, non sono andate così male. Anche comunque in provincia ci sono stati, mi ero limitata alla città, ma anche in provincia ci sono stati episodi di schianti di alberi, mai però con danni alle persone. Abbiamo come notizia di apertura una notizia che in realtà risale allo spoglio delle schede per l'elezione del direttivo del quartiere Bagnara. Come sapete, il Comune di Cremona sta rinnovando tutti i direttivi dei comitati di quartiere. Il primo eletto è Luciano Losi, il cittadino Luciano Losi, residente a Bagnara. Abbiamo poi una notizia, un aggiornamento sulle attività che si terranno a Cremona per la festa della donna dell'8 marzo. Ce ne sono veramente molte, molte all'insegna dell'impegno sociale contro la violenza e per la difesa dei diritti. Benissimo, grazie Giuliana, buon lavoro a te e a tutti i tuoi colleghi di Cremona Oggi. Grazie. Allora, www.cremonaoggi.it per tutti gli aggiornamenti sugli eventi e gli avvenimenti che interessano Cremona e provincia. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco ancora ospiti. Bentornati, parliamo di spettacoli, della rassegna Filo Benefico che è in corso al Cinema Teatro Filo. Lo facciamo come sempre con Lole Boccasasso e poi con due degli attori della compagnia Prima Donne, Emi Mori e Eugenio Donise,
che saranno protagonisti di quello che è uno spettacolo che andrà in scena il giorno della Festa della Donna, l'8 marzo, lo sottolineo perché la compagnia si chiama Prima Donne e quindi insomma cosa c'è meglio dell'8 marzo? Bella coincidenza. Ma partiamo proprio da Lole e ricordiamo il motivo per cui nasce questa rassegna. Lo facciamo ogni settimana, ma io spero sempre che raccontandolo magari ci sia una persona in più, uno spettatore in più e un contributo in più per voi. Allora, la rassegna Filo Benefico sono 6 anni che si sta facendo e nasceva proprio con uno scopo benefico verso associazioni bisognose. E questo è il secondo anno invece che ha un sottotitolo Profilo, infatti il ricavato degli spettacoli viene utilizzato per gli acquisti di primissima necessità, ma in realtà poi abbiamo sistemato già le quinte, il palco del palcoscenico e verranno acquistati nuovi fari e insomma cerchiamo di migliorare quello che è l'aspetto proprio tecnico del palcoscenico. Quest'anno abbiamo avuto 8 adesioni, ma 2 spettacoli anche contemporaneamente chiamati evento, quindi alla fine saranno 10 spettacoli. Finora ne abbiamo fatti 3 più 2 e quasi 350 spettatori, che è anche un buon numero. Sì. Il prossimo spettacolo appunto è Senti chi parla, una commedia brillante. Normalmente cerchiamo di avere sempre spettacoli brillanti. Però abbiamo anche un Cenere alle Ceneri poi il 29 marzo, quindi avremo un prossimo appuntamento a fine marzo. Abbiamo come sempre uno spettacolo che non è un saggio, ma è uno spettacolo scritto da Giuseppe Pigoli che collabora con Daniela Coelli e quindi utilizzano i ragazzi del laboratorio. Da 2 anni abbiamo uno spettacolo teatrale e anche quest'anno vengono i Malgiors di Sospiro, poi vedremo come allargare. E finiremo con questo giallo psicologico, Trappola per un uomo solo, con la compagnia del Canovaccio, che è la mia compagnia, e speriamo di andare avanti ancora per qualche anno. Insomma, è l'8 marzo, quindi c'è l'occasione di vedere questo spettacolo, ma prima di parlare dello spettacolo vorrei proprio chiedere ai Mimori quanto è importante avere un teatro come il Teatro Filodrammatici a Cremona, perché insomma compagnie teatrali ce ne sono tante, l'opportunità anche di esibirsi in un teatro come questo. Ma è bellissimo avere quel gioiello, perché il Filo è veramente un gioiello. Da quando poi è stato ristrutturata le poltroncine, è veramente un gioiello. E noi compagnie amatoriali che siamo un po' costrette a fare le prove o esibirci ovunque, anche in uno spazio senza nulla togliere, certo, a qualsiasi esposizione, avere un teatro, un vero teatro, un signore teatro a nostra disposizione è bellissimo. Ecco perché anche quest'anno abbiamo accettato di buon grado di esibirci, anche perché sarebbe la nostra prima di questo nuovo spettacolo. Quindi una prima per il nuovo spettacolo che si intitola Senti chi parla, non ha niente a che vedere con il film, no. Senti chi parla. Come nasce insomma? È scritto da Derek Benfield, che è un autore inglese, lo definirei contemporaneo, nel senso che è morto nel 2009, quindi rappresenta un po' quella che è la quotidianità, ma sotto un profilo ironico. Diciamo che gioca con le avversità della vita quotidiana sorridendo, senza dare troppo peso alle problematiche. Si tratta di incomprensioni matrimoniali piuttosto che scambi di persone, bugie dette a fin di bene. E noi ci ritroviamo, noi come compagnia che amiamo il teatro di evasione, il teatro brillante, giusto per non avere sempre la testa piena dei problemi della vita, per amor del cielo non abbiamo nessuna ambizione di nessun genere, però perlomeno uno viene a teatro per un'oretta, si distrae sorridendo sulle disgrazie altrui, perché le disgrazie sa benissimo che non sono vere e sono rappresentate sul palco. Allora, compagnia Prima Donne, ma c'è anche protagonista un uomo. Nella compagnia Prima Donne non mancano gli uomini. Non sono il solo, per mia fortuna. No, siamo un gruppo di 6 e 3 sono dei maschietti, diciamo. Insomma, loro diciamo che nel nome ci sono le donne, giusto perché si allargano un tantino, certo, per dimostrare un po' chi comanda nella compagnia, è così? Ma dovunque comandano sempre le donne. Poi lui è l'ultimo arrivato, quindi... E io sono, benché i miei capelli dicono il contrario, io sono appena nato.
dal punto di vista naturalmente teatrale. Teatrale, certo. Insomma, è questa coppia che si è creata. Questa coppia si tratta Andrew e Leslie, una coppia di mezza età, della buona borghesia inglese, siamo negli anni 60. Hanno avuto queste due persone separatamente una serata in allegria, con dei compagni, diciamo, occasionali, molto occasionali, sì, di nessuna importanza. Sì, poi complice un pochino il vino, di nessuna importanza, quindi già dimenticati. Se non che questa domenica mattina, nella tranquilla vita quotidiana di Andrew e Leslie, queste due persone che non si conoscono fra loro, sono totalmente strane, arrivano in questa casa e portano un po' di scompiglio. Ma Portano finanche a dire alla protagonista bugie. Dette a fin di bene. Diciamo per giustificare questo eventuale pazzia fatta. Ma ci sarà? Ci sarà un tradimento? Ci saranno o non saranno solo delle, come si dice in inglese, misunderstanding, delle incomprensioni? Ci saranno delle bugie dette a fin di bene? Ma volete, bisogna vederlo. Volete anche fare un piccolo pezzettino? Ok, allora, Andrew, siamo all'inizio dello spettacolo. Sì. È appena arrivato Brian. Allora, chi è? È Brian. Sì, ho capito come si chiama, ma lo conosco da molto? No, certo che no, te ne avrei parlato, non ti pare? Ma no, non è detto. Io, ad esempio, conosco una persona che scrive su una rivista e non te ne ho mai parlato. L'ho conosciuto appena giovedì scorso. Ma giovedì? Pensavo che tu fossi stata con Jane. Eh sì, è stata appunto Jane a presentarci. Ho capito, ho capito. E Jane lo conosce da molto? Sì, penso di sì. Ma perché? E da quanto tempo lo conosce? Penso da una vita. Ma perché mi fai tutte queste domande? Ma perché mi interessa. E dimmi, da quanto tempo lo conosce? Da sempre. Ah, vuoi dire che sono imparentati in qualche modo? Sì. È suo fratello. Il fratello di Jane? Ma ho sempre pensato che Jane fosse figlia unica. Non mi ha mai parlato di un fratello. Non lo conosce molto bene. In famiglia non amano molto parlare di lui. Ma perché mi sembra una persona così per bene? Vorrei che la smettessi di farmi questo terzo grado. Non riesco proprio a capire come faccia Jane a non conoscere bene suo fratello. Perché lui è andato in Africa quando era molto giovane. In Africa? Ah, sì, era in un mare di guai. Ah beh, un oceano direi. Vuoi dire che ha avuto guai finanziari? Sì, proprio così, credo. E comunque loro non amano parlarne, Andrew, per cui per favore non ne devi parlare, no. Ma, santo cielo, ma che diavolo ha combinato allora? Non potevo certo chiederlo a Jane, ti pare, evidentemente vogliono che resti un segreto. Ma, quindi, lei non lo vede da molti anni? Esatto, proprio così. E poi, improvvisamente, eccolo passare di fianco al nostro tavolo al ristorante. Quindi Jane lo ha invitato a bere un bicchiere di vino con noi. Un solo bicchiere dopo tutti quegli anni in Africa? 1, 2, 3, 4. Vabbè, volevo ben dire. Poi se n'è andato. In Africa? No, ad Amersham. E lui lo sa che Jane deve venire qui a pranzo? Oh no, no. Non lo so. Ma allora che diavolo ci fa qui? Jane si è dimenticata di dargli il suo indirizzo. Ah, sì. Certo. Ma tu non hai dimenticato di dargli il tuo? Lo avrà cercato sull'elenco del telefono. Ma non poteva cercare quello di Jane? Jane non è sull'elenco del telefono? Ma non è una cantante pop o cosa del genere. Perché non dovrebbe essere sull'elenco? Non lo so. E per vedere il resto venite tutti al filo. Beh, giustamente, io mi stavo abituando, lo stavo ascoltando tutto. E quindi sarete in 6 sul palco, oltre appunto questi 4 personaggi, poi chi ci sarà? Dunque, ricordiamo anche i nomi della vostra compagnia. In 5. Il sesto è il tecnico. Ok, ricordiamo però i nomi della compagnia. Marcello Giacco, Andrew, Leslie, Jane, l'amica di famiglia che è Mariangela Bartoli, che è anche la regista dello spettacolo, Carol... la ragazza che arriva all'improvviso,
che è Enza Latella, e Brian, il giovanotto che arriva all'improvviso e non aspettato, che dall'Africa, è Giorgio Mattarozzi. Perfetti, allora l'appuntamento è proprio per l'8 marzo, martedì al Cinema Teatro Filodrammatici di Cremona, appuntamento alle 21 per divertirsi, per passare una bella serata in compagnia e anche per fare del bene, sostenere questo teatro cremonese. Soprattutto, grazie. Grazie a Lore Boccassasso, Emi Mori e Eugenio Donise. Grazie per a noi voi. Qualche istante di pausa. E adesso seguiamo un'iniziativa annunciata per sabato prossimo 5 marzo, ancora una volta organizzata dal Touring Club che ci aiuta a scoprire le bellezze di Cremona. E allora ancora una volta salutiamo le due massime rappresentanti del Touring Club di Cremona, Carla Spotti e Mariella Morandi. Buongiorno, bentornate. Buongiorno. Allora, grazie. Cosa avete organizzato per questo sabato con ritrovo dalle 14.45 alla visita? Abbiamo la visita a San Vitale, che è una chiesa che è diventato un centro culturale, una chiesa antica, ne parlerà poi Mariella, perché l'ingegnere che ne ha curato i lavori, l'ingegnere Ghizzoni, ha un ricchissimo materiale fotografico da proporci. Quindi vedremo il passaggio dall'edificio che era una bottega di falegname e in parte invece abitazioni, diventare quello luogo splendido con degli affreschi incredibili del 300, un'architettura importante e bella. Benissimo. Morandi, allora ci spieghi un po' quali sono le peculiarità di questo edificio? Sì, è un edificio molto antico, è uno degli edifici più antichi e per questo è interessante. Addirittura si dice, vista l'intitolazione a San Vitale, che sia di origine bizantina. Fatto sta che la prima attestazione è sicuramente del 1088 ed è uno dei pochi edifici tuttora esistenti, risalenti a quest'epoca così antica. Un edificio che ha avuto varie ricostruzioni, nel Medioevo ce ne sono state almeno tre. Alla terza, che è quella trecentesca, risale anche questo importante ciclo di affreschi che è stato riscoperto proprio quando sono stati fatti i lavori tra gli anni 80 e l'inizio degli anni 90 per trasformare l'edificio, che era in condizioni veramente desolanti, in quella sala polivalente che è adesso. È un ciclo molto interessante, prima di tutto perché a Cremona non abbiamo molte testimonianze di pittura trecentesca e soprattutto di pittura rimasta in sito. Mentre era un tipo di decorazione molto comune nelle chiese, perché prima del Cinquecento erano rare le pale d'altare su tela, su tavola, erano soprattutto dipinti realizzati su muro. E qui è rappresentato più volte San Geroldo, che è un santo pellegrino, le cui reliquie adesso sono conservate in Santa Maria Maddalena, ma che in origine era appunto sepolto qui. E è rappresentato ben cinque volte in cinque scene diverse. E poi ci sono vari altri santi, c'è Santa Caterina, ci sono i santi tipici del Medioevo, c'è una raffigurazione di San Cristoforo, c'è due volte rappresentato Sant'Antonio Abate, che è un santo molto caro alla tradizione cremonese perché è il santo che protegge gli animali e tuttora celebrato, è invocata la sua protezione sulle stalle, qui è rappresentato due volte. Ecco, sono affreschi che come in questo caso portano anche il nome di chi li ha fatti realizzare, sono in gran parte affreschi votivi di buona qualità. Qui si vede appunto il committente, questo Stropis, Stroppa forse oggi diremmo. Ci sono alcune immagini della Madonna e c'è anche una immagine abbastanza singolare per il territorio cremonese, che è una raffigurazione del Santo Volto di Lucca, che è questo Cristo molto particolare, che da noi è un po' atipico e apre degli interrogativi interessanti su chi può aver voluto la raffigurazione di questo santo proprio in San Vitale. Ecco, una bella Madonna col bambino, sono stati
tutti recuperati ovviamente in, negli anni, all'inizio degli anni 90. Ecco, dà un po' il polso di quanto sia antico questo edificio, il fatto che comunque di fatto è stata utilizzato come luogo di culto, se non leggo male, solo fino al 1808. Sì, sì, cioè, sì, voglio sì. dire, da 200 anni sì. è stata dismessa come chiesa vera e propria. Sì, 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 è stata quindi... varie volte, come dicevo prima, ampliata, ricostruita. Le strutture che vediamo adesso sono della metà del Cinquecento, la forma architettonica che vediamo adesso, però il restauro ha consentito anche di recuperare dei brani delle architetture precedenti. E poi all'inizio dell'Ottocento, ma la sua dismissione rientra nella serie di soppressioni che sono state fatte già a partire dalla fine del VII, poi ancora in epoca napoleonica come questa, che ha portato alla chiusura di tantissime chiese. E parte degli arredi sono finiti in Santa Maria Maddalena, che guarda caso è la chiesa che il Turing apre con i suoi volontari. Quindi chi volesse avere un po' un'idea di qualche cosa che era conservato in questa chiesa può venire in Santa Maria Maddalena, come dicevo, lì è stato portato tutto l'altare di San Geroldo con le reliquie del santo e una tavoletta. A proposito di San Geroldo, Spotti. Ecco. A proposito di San Geroldo, la chiesa di San Vitale è stata, ancora nel 1300, intitolata anche a San Geroldo ed è la chiesa dei pellegrini. Perché parlava Mariella di quel Cristo un crocifisso con un Cristo vestito. Era il sacro volto di Lucca, era un crocifisso ligneo arrivato via mare a Lucca, che ancora nel XII secolo diventa meta di venerazione. Quindi accorrono da tutta Europa a vedere questa reliquia, che tra l'altro ha all'interno tante proprio reliquie diverse. Ora, sono sicuramente dei pellegrini che tornati da Lucca si sono fermati a Cremona e l'hanno voluto effigiare, perché ce ne sono a Venezia, ce ne sono a Roma, ce ne sono ad Assisi, per esempio, ma non sono moltissime, mentre a Lucca avevano fatto un mercato di questa cosa, facevano silografie da regalare ai pellegrini o da vendere, forse, più che regalare ai pellegrini. L'altra cosa di San Geroldo è che è uno dei santi cremonesi che per la prima volta non sono principi, re, cavalieri, personaggi illustri. Sant'Uomo Bono è un mercante e questo è un pellegrino che viene da Colonia, viene ucciso sulle rive del Po vicino a Portamosa da due banditi che credono che lui abbia dei tesori nascosti, invece aveva soltanto un libricino di preghiere. E la cosa strana è che all'improvviso suonano tutte le campane della città, il corpo è pesantissimo, non riescono a sollevarlo se non i pescatori che l'hanno trovato. Quindi è un culto popolare che però, avendo quattro raffigurazioni in chiesa, evidentemente ai cremonesi faceva piacere pregare e a cui chiedere grazie. Certo, e volevo precisare che poi appunto l'edificio è diventato di proprietà privata, diciamo i locali adiacenti sono stati poi utilizzati per scopi abitativi, erano artigianali e commerciali, proprio, falegnamerie, insomma. Sì. Poi è stato acquistato dall'amministrazione provinciale di Cremona, che appunto ha consentito il recupero e il restauro. I lavori sono durati parecchio e si sono appunto conclusi con l'inaugurazione nel 1990. E ancora da 26 anni, quindi c'è la possibilità, insomma, di continuare a visitare e a scoprire questo complesso, grazie proprio all'amministrazione provinciale, di cui, se non ricordo male, l'ingegnere Ghizzoni fa parte. E quindi ha un ricchissimo materiale iconografico che la maggior parte dei cremonesi non ha visto mai. Sì, quindi venite. Sì, perché questi affreschi erano coperti da un muro. Praticamente nella ristrutturazione del Cinquecento era stato costruito questo muro per rinforzare le pareti. Avevano pensato di coprirli. Erano salvati. Però, e quindi è stata una grande scoperta e documentata appunto dalle queste immagini. Invito ai cremonesi è venire a Santa Maddalena, dove Mariella diceva abbiamo un quadro del Cinquecento che raffigura la città, Portamosa, le rive del Po, il santo ucciso, morto a terra, i pescatori vicini. È un'occasione, carino. È molto bello. Insomma, sono numerose comunque le iniziative che in questo marzo, con il ritorno della bella stagione, il Turing organizza. Sì, oltre a questa che è un po' dedicata alla chiesa, alla figura
di San Geroldo e di, Santa Maria Maddalena. Abbiamo domani pomeriggio alle 4, alle 5, scusate, in Sala Puerare un incontro condotto dalla conservatrice del museo Marina Volonté per aggiornare i volontari che tengono aperta la strada romana, quella strada basolata di via Solferino. Poi abbiamo ancora un incontro il 12, un altro sabato, il 12 marzo, sempre con Marina Volonté, a vedere gli scavi, diciamo gli ultimi scavi, le novità su Cremona Romana emerse da questi ultimi lavori, insomma, interessanti. Bene, bene. Anche bene. Questo è aperto a tutta, certo, la città, con ingresso libero. E... indubbiamente. Allora, vi ricordo l'appuntamento sabato 14.45 davanti all'ingresso della chiesa di San Vitale con una visita guidata dell'ingegnere Rossano Ghizzoni, il tutto organizzato grazie al Touring Club che quest'anno festeggia 122 anni. E non si chiama, si chiama Club di Territorio. Invece di... prima era Consolato di Cremona, invece è Club di Territorio perché si apre appunto alla conoscenza e all'integrazione. Vogliamo che tante persone, anche non socie, che arrivino da noi a partecipare ai nostri incontri. Grazie ai consoli del Touring Club di Cremona, Carla Spotti e Mariella Morandi, che ci ha anche edotto sulla chiesa di San Vitale, perché lei è anche storica dell'arte. Grazie. Grazie a lei. Allora, e adesso però noi continuiamo a parlare di edifici diciamo un po' più nuovi, almeno ci auguriamo in qualche caso, perché infatti vogliamo inaugurare una nuova rubrica dedicata proprio agli immobili, all'edilizia, al territorio. Lo facciamo con un super esperto, eccolo qua, lo saluto e lo ringrazio, il geometra Anselmo Gusperti. Buongiorno. Grazie per un super esperto. Insomma, vuol dire, non fosse altro per la competenza e per l'esperienza, perché su l'esperienza, quello l'esperienza c'è, su quello assolutamente. Come vede dal pelo grigio. E non è l'unico, guardi. Allora, Anselmo Gusperti, dicevamo, una figura peraltro molto conosciuta a Cremona, come professionista, e poi anche ha ricoperto tanti ruoli, attualmente è presidente della commissione di disciplina del Collegio dei Geometri, è stato o è vicepresidente dell'UPI, Unione Piccoli Proprietari, e poi fa parte anche della Protezione Civile. Insomma, come veramente volontario, sì. Come volontario, beh, insomma, comunque importante, veramente tanti ruoli per un professionista che ci aiuterà a scoprire un po' meglio tutto quel mondo così complesso che ruota attorno agli immobili, alle nostre case, quindi comprare un immobile, vendere un immobile, farlo costruire, gestirlo con tutto quello che sono le normative legate alla sicurezza, per esempio, oppure le normative legate al fisco. Insomma, veramente sono tantissimi gli aspetti che ruotano attorno alle nostre case, dal notaio appunto all'agenzia delle entrate. E quindi con Gusperti tenteremo ogni settimana di approfondire uno di questi aspetti che ruotano attorno al fisco, attorno agli immobili. Ecco, Gusperti, intanto le chiedo, c'è, alla luce anche della sua esperienza, effettivamente la necessità di chiarire questi aspetti, perché molti si avvicinano magari ad affittare o acquistare o a far costruire un immobile senza averne le competenze, no? E quindi magari possono fare scelte sbagliate nella migliore delle ipotesi, o magari possono anche, insomma, andare incontro a brutte sorprese nella peggiore, è così? Sì, tenendo presente che l'85% dei cremonesi, visto che il nostro ambito è comunque Cremona, non abbiamo mire più vaste. L'85% dicevo dei cremonesi è in linea di massima proprietario di un immobile. Comunque in generale questo, l'Italia è nota in Europa per avere una grandissima percentuale di infatti proprietari. Stavo dicendo, è un po' una, magari in percentuali leggermente minori, ma è una realtà che si riscontra un po' in tutta l'Italia. Il mattone sappiamo che a noi italiani piace. Ha sempre fatto piacere, piace avere. Allora, come diceva giustamente là in presentazione, la materia che riguarda gli immobili in generale è molto vasta, e è troppo vasta perché chiunque persona, ognuno di noi, possa adempiere al meglio ai propri doveri e possa utilizzare i propri diritti, perché di questo si tratta in sostanza, come sempre. Prendiamo l'esempio classico, la casa, la classica casa. La casa può essere vista sotto tanti aspetti, può essere ovviamente la residenza di famiglia,
può essere vista come un capitale, cioè l'investimento dove si è messo il frutto magari dei risparmi di una vita, può essere una fonte di reddito, intendiamoci bene, sia personale dal punto di vista di un affitto, sia da parte dello Stato dal punto di vista della tassazione, perché non dobbiamo dimenticare che è una delle maggiori fonti di reddito che ha lo Stato. Può essere vista, come diceva bene, come una fonte di problemi, dati dalla manutenzione, dati da rapporto di buon vicinato. Nella costruzione, può essere vista come costruzione, e allora qui diciamo che il problema si allarga, perché diventa un fatto urbanistico, e diventa un fatto edile, un fatto di costruzione e un fatto di incidenza sul territorio. Possono esserci problemi di coabitazione, il grande mondo del condominio. Aia. Poi ci sono tutte le casistiche date dall'acquisto, vendita, eredità, donazioni, tutto quello che riguarda certo. Il mondo dei notai. Può essere visto nell'ambito dei contenziosi, confini, rapporti di buon vicinato. E lei ne sa qualcosa anche per aver collaborato e per collaborare con il Tribunale, no? Infatti, sì, per la verità la mia collaborazione col Tribunale si limita alla figura del CTU, cioè certo. Alla figura delle esecuzioni immobiliari, nell'ambito delle esecuzioni immobiliari e nell'ambito delle controversie magari su difetti di costruzione. Può essere vista come un lavoro, una fonte di lavoro, una grossa fonte di lavoro, perché sappiamo tutti che quando gira l'edilizia, in generale gira l'economia. L'ambiente, perché ogni costruzione dobbiamo essere coscienti, specialmente noi operatori del settore, che è un vulnus che creiamo all'ambiente. Volenti, nolenti, coscienti, non coscienti, più o meno in profondità, ma l'ambiente... Prima di noi non c'erano le case, in sostanza, quindi vede poi nell'ambito della giustizia, cioè è una varietà, scusate, è una varietà di aspetti, di sfaccettature certo. Che è il problema, che ci ha così suggerito. Di mettere in ballo, mettere in onda questa. Certo. Di creare questa rubrica, questo appuntamento settimanale che ci consentirà appunto di approfondire i vari aspetti. Ecco, secondo lei il più problematico? Informativa, divulgativa, non, beh, certo, non profondamente tecnica. No, non ci spiegherà come si fa una certo. Fondazione. Sì, se sarà il caso. Se sarà il caso possiamo anche eventualmente iniziare a intonacare da qualche parte. Senta, secondo lei tra tutti questi aspetti qual è quello più sensibile, più problematico? Ma direi, di questi tempi, visto e considerata la penuria economica, penso che uno dei temi più sensibili sarà sulle agevolazioni fiscali che accompagnano la ristrutturazione, attenzione, non tutte le costruzioni, la ristrutturazione dall'esistente. Ci sono dei forti incentivi a recupero di IRPEF, dati dal 50% e dal 65%, secondo che si parli di strutture o che si parli di, diciamo, finiture inerenti agli isolamenti termici. Ecco, questo è un po' più... che sono due settori che nella costruzione convivono e sono ovviamente continuamente interfacciabili. Per quanto riguarda invece la tassazione, sono due settori completamente diversi. Quindi l'intenzione sarebbe quello di coinvolgere per ognuno di questi elementi che compongono sì. Il mondo immobiliare, di coinvolgere di volta in volta degli esperti del settore che magari guidati attraverso delle domande che potremmo anche raccogliere come suggerimenti dai telespettatori, volendo, settimanalmente durante la trasmissione possiamo appunto affrontare i problemi in modo più specifico, volendo anche leggermente tecnico, però sempre in modo divulgativo a portata certo. Di tutti. Ma intanto una domanda gliela faccio io partendo proprio dalla base, no? Il mercato sta riprendendo? Allora, ci sono dei leggerissimi segnali di ripresa. Siamo ognuno di noi,
stiamo parlando di compravendite, ma non solo. Ognuno di noi nella propria esperienza quotidiana vede, e anche noi come studio, come altri nostri colleghi, ci accorgiamo che un anno fa la situazione e le prospettive non erano quelle che sono oggi. Ci sono delle richieste, ci sono degli interessi, ci sono delle proposte. Questo significa che il mondo immobiliare, leggermente, la ruota del mondo immobiliare si sta muovendo. Mm-hmm. Cosa che, ripeto, un anno fa non era così e avevamo degli orizzonti piuttosto scuri. Diciamo che anche l'eliminazione della TASI magari ha aiutato, chissà, pochino. Aiuta tutto. Ah. Aiuta tutto perché, vede, quando si costruisce una casa o quando si compra una casa, quando ci si mette in ballo in sostanza nel mondo immobiliare, si parla sempre di cifre importanti per una famiglia, per una impresa, per chi comunque opera nel settore. Quindi qualsiasi tipo di aiuto, sotto qualsiasi forma, in qualsiasi momento del percorso che si deve compiere per arrivare a diventare proprietari o altro, è benedetto. È molto forte il legame che deve legare il cliente al professionista, perché appunto il cliente non può far altro che, insomma, mettersi nelle sue mani. A volte purtroppo ci risorgono poi anche problemi che sono o solo incomprensioni o, insomma, vere e proprie truffe, no? Purtroppo può capitare anche in questo settore, quindi è veramente importante scegliere il professionista giusto. Come può fare? Beh, cliente, tipo? Visto che fino a qualche anno fa non era possibile fare la pubblicità, sì, come libero professionisti, e comunque non è mai stato un vettore importante di accaparrarsi il lavoro. Vale più il passaparola, insomma. Vale molto il passaparola e la fiducia che uno può costruirsi nel proprio ambito in anni di lavoro. È chiaro che si comporta bene, chi si comporta bene fin da giovane e proseguendo nell'ambito, io parlo dal mondo professionale, geometri, ingegneri, architetti essenzialmente. Certo. Ma è un po' un discorso globale che vale anche per le imprese, anzi direi in modo particolare per le imprese, specialmente a livello artigianale, dove il passaparola, la fiducia trasmessa dal parente, dall'amico, vale più di qualsiasi raccomandazione, perché è evidente. E questo vale per noi professionisti, o almeno valeva fino a 2 anni fa. E adesso cosa è successo? Adesso è successo che una legge ha introdotto, come diceva lei all'inizio, questa commissione di disciplina per ogni ordine o collegio professionale, che ha il compito di valutare i casi che vengono segnalati, sia del comportamento tra professionisti, sia del comportamento del professionista nei riguardi del committente. E quindi sarebbe un buono strumento per tutelare, insomma, il cittadino e i clienti. Lei fa parte di questa commissione disciplinare, quindi voi arrivate indegnamente anche... Indegnamente presidente. Ah, lei è il presidente della commissione disciplinare. Quindi arrivate anche, voglio dire, non solo a riprendere, a censurare, ma ad espellere professionisti? Sì, anche se prima di arrivare alla cancellazione dall'albo o dall'ordine, c'è tutta una serie di graduazione della, diciamo così, della pena. Vabbè, no? Certo. Che va dalla sospensione temporanea alla prima c'è un richiamo, molto spesso anche solo verbale, perché si cerca, insomma, di lenire il più possibile, specialmente di questi tempi, sì, che rimanere senza lavoro è tragico. Allora, ci sono dei richiami, poi c'è la sospensione, poi si arriva anche alla cancellazione, ma per fatti ovviamente gravi e tante volte che implicano il risvolto penale. Certo, ma se uno dovesse poi operare, continuare a lavorare anche se viene cancellato dal collegio, dall'ordine? No, perché ogni provvedimento disciplinare viene inviato per conoscenza a tutti gli enti pubblici della zona. Certo, quindi tutti i soggetti coinvolti sanno che questo soggetto non può più esercitare, per cui
questo automaticamente impedisce, siccome ogni atto che noi professionisti andiamo a eseguire è di fatto un atto pubblico. Certo. In ogni settore. E quindi insomma. Quindi nel momento in cui deve essere depositato l'elaborato che consiste nel nostro lavoro, l'ente a cui viene recapitato ha la possibilità di verificare, certo. E infatti abbiamo ricevuto qualche segnalazione in questo senso. Insomma, e abbiamo provveduto. State provvedendo, di questo parleremo, ma parleremo naturalmente di aspetti anche molto direttamente legati a proprio a quella che è la pratica quotidiana di coloro che hanno a che fare con gli immobili. Se avete domande naturalmente potete scriverci alla nostra mail che vedete in sovrimpressione, sono veramente tante le notizie che riguardano gli immobili. Per chiudere, chiudiamo con una curiosità che leggevo questa mattina, riferita a Londra, alla City di Londra, dove ci sono certe zone naturalmente dove ci sono prezzi incredibili e stanno per vendere una casa che praticamente non ha finestre. In Italia non sarebbe possibile, presumo, costa una cifra, l'affare di circa 570.000 euro, sono abitazioni senza finestre, sono dotate di lucernarie e pozzi di luce in vetroresina che lasciano, bontà loro, filtrare dal soffitto la luce naturale proveniente dalle finestre del piano superiore. I lotti sono ancora in attesa di acquirenti, ci dice la notizia. Comunque si confida che in questa zona di Londra molto ambita, insomma a Brixton, possano vendere, non si arriva in Italia ancora a fare... Diciamo che forse il mercato italiano, e in particolar modo quello cremonese, probabilmente non è ancora pronto per ricevere prodotti edilizi di questo tipo. Le vogliamo e poi credo siano anche obbligatori. Insomma. Va bene, Anselmo Gusperti, grazie. Una finestra sul mondo degli immobili che tornerà tutte le settimane qui durante ore 12. Al venerdì. Grazie di nuovo. E adesso una breve grazie pausa e poi l'ultimo ospite di oggi. Eccoci di nuovo in diretta con l'ultimo ospite di oggi, torna a trovarci con grande piacere Ilaria Dazzi, brand manager di Mercante in Fiera, la 22esima edizione di Mercante in Fiera è in corso fino a domenica alle fiere di Parma. Buongiorno, bentornata. Buongiorno a voi. Allora, subito un primo bilancio, visto che il Mercante in Fiera è partito il 27 febbraio, esatto. Se non ricordo male, già il primo weekend è andato, e com'è andato? È andato particolarmente bene, al punto che siamo fiduciosi di poter, come dire, superare le numeriche dell'ultima edizione. E quindi insomma particolarmente soddisfatti, sì. Adesso arriverà il secondo weekend, perché vi ricordo appunto che andrà avanti fino a domenica. Su 45.000 metri quadrati, naturalmente pezzi d'antiquariato, porcellane, banistica, arredi, gioielli, oggetti vintage, e naturalmente sono protagonisti di questa edizione primaverile insieme alle consuete eventi collaterali, no? Anche quest'anno sono veramente tanti, in particolare un occhio di riguardo alla fotografia. Sì, abbiamo organizzato questa importante mostra fotografica in collaborazione con Fabio Castelli, ideatore e realizzatore di Mia Art Fair, la celebre fiera che si tiene a Milano dedicata alla fotografia. E devo dire che questo esperimento sta raccogliendo notevoli consensi. E che cosa è possibile vedere? È possibile vedere delle foto molto importanti della collezione dello stesso Castelli, che ci riportano ad una forma di collezionismo legata alla fotografia, cioè il rapporto tra la foto singola e il portfolio, la collezione intera che viene venduta, proprio a sottolineare come in realtà dietro al collezionismo che anima un po' tutto Mercante in Fiera non ci siano soltanto alcune filiere, ma ci sia l'idea del collezionismo come, non voglio dire come disciplina, ma comunque come motore non solo della manifestazione ma anche di tutti i visitatori. Oh, naturalmente una vetrina sempre più cosmopolita, no? Ci sono espositori che veramente arrivano un po' da espositori e anche buyer che arrivano un po' da tutto il mondo, no? Sì. Quest'anno abbiamo avuto per la prima volta anche compratori dall'Argentina, abbiamo compratori dalla Norvegia, dai paesi scandinavi, naturalmente rimangono poi i bacini consueti, il centro dell'Europa, gli Stati Uniti, la Turchia, quindi devo dire che ci stiamo sempre di più avvicinando anche a nuove frontiere. Bene, questo ci fa piacere perché insomma di fatto il polo fioristico di Parma rimane veramente insieme a tanti altri diciamo elementi che ruotano attorno a Parma, rimane un'eccellenza, no? In un panorama fieristico che insomma ha dovuto affrontare periodi
particolarmente critici? Certo, sicuramente diciamo che il fatto di avere a che fare con prodotti fieristici di varia natura ci permette ancora oggi, nonostante tutto, insomma, di avere ottimi risultati e possibilità, aperture. Ok, tra l'altro volevo anche accennare a una nuova iniziativa che in parte è stata annunciata durante questa edizione di Mercanti in Fiera con una preview, ed è un nuovo festival di fatto, Parma 360. Esatto, sarà un festival dedicato alla creatività contemporanea che si terrà a Parma tra il 2 aprile e il 15 di maggio e diciamo che abbiamo ospitato questa preview all'interno di Mercanti in Fiera nell'ambito delle collaterali, proprio con l'obiettivo non solo di anticipare quello che poi avverrà concretamente la prossima primavera, ma anche con lo scopo di in un qualche modo aprirci verso questo settore. Magari riusciamo anche a vedere il sito di questa Parma 360, appunto questo spazio dedicato alla creatività contemporanea, ma seguirete anche questo quindi? No, non noi direttamente, però insomma attorno alla città di Parma e più in generale diciamo nei rapporti legati alla territorialità circoleranno nomi come Pistoletto, come Galimberti, quindi nomi di grandissima importanza che non faranno che aprirci ulteriori opportunità come città, come istituzione. Ecco, questo è il sito che vi possiamo mostrare appunto di questa nuova manifestazione che partirà il 2 aprile e andrà avanti fino al 15 maggio, se vogliamo un'occasione in più per andare a visitare Parma. O comunque in occasione di questa edizione primaverile di Mercanti in Fiera c'è anche una collaborazione con l'Abbazia di Valserena. Sì, con l'UXAC, l'archivio, forse uno dei più importanti archivi che abbiamo sul territorio nazionale. Abbiamo fatto un'attività di promozione reciproca che devo dire sta funzionando molto bene e che ci dà modo di pubblicizzare una tra le strutture più significative che abbiamo nel panorama di Parma, il più grande forse archivio contemporaneo contenente nomi importantissimi legati al mondo della fotografia, dell'arte, della grafica e più in generale appunto della cultura italiana della nostra età moderna e contemporanea. Se dovesse suggerire a chi ci sta seguendo così alcune alcuni espositori, alcuni oggetti particolari, alcune curiosità che ha notato, lei con l'occhio ormai super esperto, in questa edizione? No, allora, io più in generale consiglio sempre di venire, farsi una lunghissima passeggiata e scoprire autonomamente i tesori che possono essere più o meno nascosti all'interno degli stand, perché davvero diventa molto difficile anche per noi che comunque siamo concretamente al fianco degli espositori fare una scelta. Però è vero che bisogna avere per così districarsi in una mostra come questa, no? Con veramente mille oggetti, bisogna avere un po' l'occhio allenato per andare a cogliere il particolare. Bisogna essere molto curiosi, essere persone che si lasciano affascinare anche con una certa facilità da quello che vedono e in particolare forse bisogna avere anche un'idea di che cos'è il settore o di che cos'è l'ambito che maggiormente ci interessa, perché altrimenti il rischio è quello di perdersi. Certo, nell'edizione invece autunnale che tornerà credo a fine settembre, non ricordo. Torneremo dal 1 al 9 di ottobre. Dal 1 al 9 di ottobre, già si preannuncia dunque l'edizione autunnale, in quel caso ci sarà spazio anche alle auto, ricordo male. Sì, assolutamente sì, il primo weekend ci sarà spazio per mercanti in auto e sarà un'edizione molto importante e particolare perché sarà la 35esima edizione della nostra manifestazione e quindi chissà, insomma, ci saranno sorprese per celebrare questo momento. Ecco, ma a proposito di sorprese, lei ha dichiarato che il 2016 è l'anno del cambiamento, perché? Perché l'aver affrontato tematiche come quelle di cui abbiamo parlato ed essersi aperti in un certo senso anche al mondo della modernità e della contemporaneità sicuramente non può che ampliare le nostre opportunità, i nostri contatti, ma anche segnare in un certo senso una svolta anche di natura culturale rispetto alla nostra manifestazione. Vogliamo accennare, anche se non le compete direttamente, diciamo gli altri grandi appuntamenti che si potranno godere alle Fiere di Parma? Sì, molto volentieri. Allora, a maggio naturalmente Cibus. Ha detto niente. E poi successivamente a settembre tornerà il Salone del Camper.
Cibustec alla fine di ottobre, dopo Mercante in Fiera, e concluderemo con Gotha dal 12 al 20 di novembre. Ecco, viene assegnato nell'edizione primaverile il premio Mercante in Fiera? Allora, abitualmente la commissione si raccoglie dopo l'edizione e di solito sì, lo annunciamo in questa edizione come è avvenuto attraverso la comunicazione, però diciamo che il momento celebrativo con la parte espositiva è sempre l'autunno. E posso anticiparvi che anche questo autunno ci sarà uno spazio espositivo all'interno della città dedicato al vincitore del premio Mercante in Fiera, che quest'anno è la Galleria Corso Como 10 di Carla Sozzani. Ah, ecco, quindi c'è già un'indicazione, insomma, ben precisa. Perfetto, io ringrazio molto Ilaria Dazzi, che naturalmente ha, come brand manager, ha, diciamo, un ruolo fondamentale nella buona riuscita di questa manifestazione, che è una manifestazione molto complessa da gestire, perché appunto coinvolge veramente centinaia e centinaia di persone. Sì, io la ringrazio, ma in realtà è merito poi di tutto lo staff, insomma, perché in realtà lo staff antiquariale è uno staff molto consolidato e molto, come dire, impegnato a cercare di fare del proprio meglio per migliorare sempre le opportunità di Mercante in Fiera. E anche per tutelare i clienti, ricordiamo, sì, no? Perché insomma la Fiera di Parma, in particolare appunto Mercante in Fiera, sono impegnati a in qualche modo certificare per quelli che sono gli oggetti che passano all'interno di questa manifestazione. O comunque in qualche modo a favorire, anche attraverso strumenti come l'esperto risponde, la possibilità per l'acquirente di valutare il proprio acquisto e di potersi confrontare con un esperto di settore. Ilaria Dazzi, brand manager Mercante in Fiera, grazie. Grazie a voi. Adesso poi buon riposo, perché ci vorrà, e poi di nuovo le macchine ripartono per l'edizione che ripartirà dal 1 ottobre. Certamente. Grazie allora, grazie. A voi. Cristina, dobbiamo chiudere. Grazie, noi dobbiamo chiudere, quindi vi salutiamo, vi diamo come sempre l'appuntamento a domani, ore 12, qui con noi a Cremona 1 con altri ospiti e tante storie da raccontarvi. Arrivederci. Ciao a tutti.